Ciao a tutti da Pesaro, ragazzi tutto si può dire di noi tranne che non siamo dinamici. Io sono appena tornato da Bologna dal Consiglio Nazionale ed eccoci qua a Pesaro per l'ultima partita del calcio femminile, finali nazionali WISP 2018. Prego, entriamo, le squadre stanno per entrare e inquadriamo anche lo slogan in campo contro l'omofobia. La WISP appoggia il progetto promosso da RCDA Agora, poi ne parleremo approfonditamente, ma adesso entriamo in campo per assistere insieme alla ultima partita del calcio femminile. Venite. Certo, anche voi, ma continuiamo a essere in diretta, eh? Bene. Le squadre sono là. Venite, venite. Ciao. Ciao. Vieni con me, cameraman. Andiamo davanti, venite a bordo campo. Vieni, vieni. Al campo, tranquilla. Diamo lo striscione alle squadre. Bene, squadre allineate, la partita sta per cominciare. Andiamo a parlare con i ragazzi dell'Archigay che ci spiegano per bene, meglio di me sicuramente, che cosa vuol dire questo messaggio in campo contro l'omofobia. Sì, usciamo, possiamo giocare. Sì, sì, continuiamo la diretta, non ti preoccupare, siamo pochissimo formali. Mandiamo naturalmente un saluto e un abbraccio a tutti quelli che ci stanno seguendo da tutta Italia, perché la pagina WISP nazionale è seguita da tutta Italia. Allora, vieni più vicino perché il tempo non si senta così. Eccoci qua, avviciniamoci. Ok. Presentati da sola. Io sono Cristina Monti, rappresento Agedo Marche. Agedo è l'associazione di genitori di persone LGBT e insieme ad Archigay Agora quest'anno abbiamo l'onore di essere stati accettati come partner dalla WISP con questo nostro messaggio, che è diventato anche loro, dello sport contro l'omofobia. Perché per noi di Archigay e di Agedo, genitori soprattutto, lo sport è il luogo dove i nostri figli imparano ad essere persone adulte e sono dei luoghi di valore e valoriali, e noi siamo molto grati e molto orgogliosi di essere qui stasera con questo messaggio positivo di rispetto per tutte le persone, per una società più inclusiva e più felice per tutti. Ma noi siamo felici di avervi qua con noi, veramente, facciamo vedere ancora una volta in campo contro l'omofobia. È uno slogan veramente, e non deve essere solo uno slogan. Deve essere un modo di vita. Deve essere un modo di vita. Noi ci crediamo, veramente. Insieme si può fare. Si può fare. Grazie. Va bene, la interrompiamo qui. Sì, grazie. Ciao a tutti. E ora proviamo a spostarci nei campi di calcio 11. Vedremo se riusciremo a entrare in diretta anche da là. Per ora ci godiamo la partita. Ciao a tutti da Pesaro. Un abbraccio.